Polliccioni verdi, buongiorno, ben ritrovate tutti quanti. Allora, oggi facciamo una diretta in compagnia della mia cara amica Dracena, che sta veramente soffrendo. Tra poco cercherò di fargli un po' di cure. Non è riuscita a superare bene l'inverno perché l'avevo. Non l'avevo proprio dimenticata io, ma mi assumo le colpe di tutto quanto. L'avevamo dimenticata fuori e ha preso il gelo. Ovviamente, come vedete nel titolo di questa diretta, l'argomento non è il reinvaso di una pianta, non è come si cura o come non si cura una dracena, ma la concimazione del prato durante il mese di giugno. Nei scorsi giorni abbiamo mandato una newsletter, un'altra verrà spedita domani mattina, quindi se ti interessano questi argomenti ti invito ad iscriverti alla newsletter. Nella descrizione di questa diretta troverai tutti quanti i links. Abbiamo parlato la scorsa settimana di che cosa significa giugno per il prato, abbiamo fatto l'elenco di tutte le lavorazioni da fare e sicuramente tra le lavorazioni più importanti vi è la concimazione prima dell'estate. Ovviamente parlo di concimazione prima dell'estate perché alcuni di voi probabilmente hanno già fatto la concimazione di cui stiamo parlando. Si tratta ovviamente della concimazione antistress. Mi piace molto fare oggi questo tipo di diretta perché adesso dietro le mie spalle si vede è spuntato il sole. In realtà ieri stamattina ha piovuto tantissimo, in moltissime parti d'Italia sta piovendo. In questo periodo che arrivi la pioggia non è, ovviamente se non fa danni, non è un problema, anzi probabilmente la telecamera sta sovraesponendo, però vi assicuro che il prato è veramente bellissimo. Durante il mese di giugno sappiamo che il metodo Best Prato richiede che tu faccia tutta una serie di lavorazioni che partono dai trattamenti fogliari, piuttosto che dai trattamenti radicali, piuttosto che dalle protezioni e dalle stimolazioni. Ovviamente alcuni di questi lavori quando piove non si possono fare, penso ad esempio al taglio o alla stimolazione di tipo fogliare, mentre altri è possibile assolutamente fare. Uno di questi è la concimazione. Allora, facciamo un piccolo passo indietro per raccontare e per spiegare e per convincerti dell'importanza di questa concimazione. Durante la stagione estiva rappresenta per il prato, l'abbiamo detto moltissime volte, la stagione più stressante. È una stagione anche nella quale il prato continua a crescere e ha bisogno di energia per svolgere le proprie attività vegetative. Quindi consuma dell'azoto per la sua crescita, deve eseguire la fotosintesi clorofilliana e ha bisogno anche di fare scorta di nutrimenti. Quindi lungi dal noi pensare che durante questa stagione il prato non ha bisogno di nutrimento. Molte persone pensano che la concimazione di primavera sia sufficiente a portare il prato fine settembre. In realtà non è così, non è solo il metodo Best Prato che ti consiglia di fare quattro concimazioni durante l'anno, ma è proprio la fisiologia delle piante. Se durante la stagione primaverile il prato consuma tantissimo azoto, durante la stagione estiva invece ne consuma un po' di meno. Ma non esistono dei concimi in grado di dare nutrimento per 6-7 mesi, che la stagione va marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto. E diciamo 6 mesi. Un concime che duri 6 mesi non esiste, per cui noi dobbiamo andare a reintrodurre. Andare a reintrodurre a questo punto è particolarmente intelligente perché le stagioni, rispetto ai consumi di azoto e di potassio, si invertono. Cioè, se durante la stagione primaverile c'è molto bisogno di azoto e un po' meno di potassio, durante la stagione estiva invece il concime elettivo è il concime potassico. Quindi adesso, in questo preciso istante, in questi giorni, in queste settimane, c'è bisogno di dare una concimazione antistress potassico-azotata al prato. Alcuni di voi mi hanno chiesto se è possibile in questi giorni, visto che piove, dare ed eseguire le concimazioni. La risposta è ovviamente sì.
ritardare adesso la concimazione sarebbe un grave errore, cioè dire va bene, adesso è previsto qualche giorno di pioggia, poi magari saltiamo anche il prossimo weekend e magari andiamo a concimare il prato verso la fine di giugno. Sarebbe un grave errore. Primo, perché in questo specifico periodo il prato, anche in virtù delle piogge, sta crescendo e probabilmente è scarico di nutrimenti. E secondo, la potenza e l'azione del potassio, che abbiamo detto essere l'elemento nutritivo di eccellenza delle stagioni antistress, va dato un po' prima che arrivi lo stress termico. Perché? Il potassio, durante le stagioni che hanno degli sbalzi termici significativi, quindi parliamo sia dell'estate che dell'inverno, svolge un'importantissima azione che potremmo riassumere in due elementi principali. Da una parte irrobustisce la pianta, la rende più capace di sopportare, per esempio, il calpestio, gli stress termici stessi. Il potassio è un regolatore fisiologico della quantità di acqua presente all'interno dei tessuti e sappiamo come l'estate, ma anche l'inverno, rappresenta un momento, l'estate in maniera particolare, in cui la capacità di equilibrare la presenza di acqua all'interno del tessuto è fondamentale. Il potassio ha tantissime altre qualità, ad esempio nei confronti della stagione estiva induce la pianta anche a una maggiore resistenza alle patologie fungine. Per quanto riguarda l'azoto, abbiamo già detto che è importante darlo, i quantitativi che consuma durante la stagione estiva sono notevolmente inferiori, si calcola circa un terzo di quello che è il consumo della stagione primaverile nella stagione estiva, ma c'è comunque del consumo, ok? Quindi noi dobbiamo andare a fornire dell'azoto e qui c'è la vera differenziazione tra la scelta dei concimi, quindi tra i concimi primaverili e i concimi estivi, tra la scelta all'interno dei concimi estivi dei migliori concimi. E vengo subito al concreto per darti delle indicazioni molto precise e molto specifiche per la scelta del concime, a che cosa devi stare attento e quali sono i pericoli a cui vai incontro se fai delle scelte sbagliate. Allora, partiamo subito con il dire che la scelta del concime deve ricadere su un concime che ha un alto, se non dico alto, un altissimo titolo di potassio. Che cosa significa? In termini percentuali deve comporre il 25-30% del quantitativo del concime. Il potassio all'interno del concime è presente sotto forma di sale che viene immediatamente disciolto, ma non è un problema. Quindi noi lo possiamo dare anche se sono previste delle piogge, andrebbe evitato solamente di dare il concime potassico se sappiamo che nei prossimi giorni le piogge sono veramente talmente elevate che portano nel giro di una settimana a oltre 100-120 millilitri di acqua, litri di acqua al metro quadro, di caduta totale. Perché in questo caso ci sarebbe un po' di dilavamento, però piuttosto che non dare, piuttosto perché comunque quando il potassio viene disciolto all'interno del terreno, le radici della pianta lo assorbono e quindi c'è comunque l'assorbimento dell'elemento che poi viene messo nelle scorte di riserva della pianta stessa. Per quanto riguarda l'azoto, il mio consiglio è di non eccedere e le attenzioni che devi avere sono due. La prima, anzi tre, la prima attenzione è sul titolo, cioè sulla percentuale di azoto che deve essere presente all'interno del concime estivo, che deve essere una quantità ridotta ma non bassissima. Diciamo che le 10 unità, una percentuale del 10% all'interno del concime è una percentuale corretta. Ti ricordo che ovviamente quando si dice il 10% non è rapportato al 100%. Ti faccio un esempio. Questo che vedi qua è un concime di tipo estivo, è il concime che io consiglio e tra un attimo capirai il perché. Ha un titolo, cioè un contenuto di azoto, fosforo e potassio di 10, 0, 30, significa 10 unità di azoto, 0 di fosforo che non serve durante la stagione estiva e tra un attimo ti dirò anche il motivo ed infine un 30 unità di potassio, tu dirai ma 10 più 30 fa 40 e il rimanente 60? Beh, il rimanente 60 è l'inerte, l'involucro e tutta la struttura. Quindi dire 10% non significa 10% è il 90% di potassio, ma significa 10 unità di azoto,
30 unità di potassio, in questo caso è un super potassico, è veramente una bomba. Dicevo, e dopo torno all'approfondimento sull'azoto, che è molto importante capire, ed è molto importante non fare errori nella scelta dell'azoto che viene somministrato durante la stagione estiva, perché è l'azoto che in realtà può causare tanti problemi. Ma prima di arrivare a parlare dell'azoto, due parole sul fosforo. Questo è un concime bellissimo perché, avendo zero fosforo, non va a stimolare lo sviluppo delle infestanti. Voi sapete che il fosforo è importante per le piante, ma è importante soprattutto nella fase di accestimento, nella fase di crescita, nella fase di germinazione. Motivo per il quale i concimi di transizione, i concimi antistress, dovrebbero esserne dotati il meno possibile. In particolare un concime per l'estate, siccome nell'estate ci sono le infestanti in assoluto, no? più temibili, no? Digitarie, setarie, euforbie, insomma, sono veramente tante, dobbiamo tenerle il più possibile a distanza, e lo facciamo non facendo l'errore di dare del fosforo al terreno. O meglio, possiamo dare il fosforo, però solamente se abbiamo una strategia mirata, ad esempio uno sviluppo radicale, perché sappiamo che il prato ha bisogno di quello. Torniamo all'azoto. Perché mi voglio soffermare in questa parte terminale di questa diretta sull'azoto e sull'importanza che tu faccia una scelta di un concime che abbia un contenuto di azoto corretto in qualità e in quantità? Allora, l'azoto, se dato male al prato, allora partiamo, ho già detto, il prato ha bisogno di azoto durante l'estate, ma se noi diamo troppo azoto, e l'azoto in una forma a pronto effetto, rischiamo di fare dei danni, perché con il caldo dell'estate l'azoto, che è un sale, va a bruciare il prato. Quindi la prima cosa, la prima regola importante è che bisogna scegliere un concime a lenta cessione. O meglio, il consiglio del metodo Best Prato è quello di utilizzare un concime, si dice, a cessione programmata. Qual è la differenza tra lenta cessione e cessione programmata? Facciamo molto concretamente. La lenta cessione è una cessione del concime che viene ceduto al terreno per effetto degli agenti esterni, e quindi è direttamente la cessione in relazione, ad esempio, alla presenza di microrganismi che degradano, ad esempio, l'involucro dell'azoto all'interno del quale appunto è contenuto l'elemento minerale, oppure purtroppo anche in funzione dell'umidità. E questo è un grande limite, ed è per questo motivo che nel metodo Best Prato trovi quasi sempre consigliati non concimi a lento rilascio, ma concimi a cessione programmata, ovvero dei concimi il cui azoto al proprio interno è ceduto in maniera programmata e graduale attraverso dei sistemi che sono indipendenti dai fattori esterni. Qua la tecnologia veramente negli ultimi anni ha fatto dei passi da gigante e ha fatto sì che l'elemento minerale fosse ricoperto da una membrana di tipo un polimero biodegradabile, ovviamente non parliamo di agenti inquinanti, di microplastiche, di queste cose qua, quindi è 100% biodegradabile, che ha la capacità di rilasciare i nutrimenti semplicemente per effetto del tempo, e del tempo in termini di minuti, ore, secondi, giorni, settimane, eccetera, ok, non del tempo meteorologico, anche della temperatura, però assolutamente indipendente dall'umidità. Capisci che quando vai a scegliere un concime di questo tipo, te ne puoi fregare completamente della meteorologia. Ed infatti questo concime, che ha proprio questa tecnologia, adesso te lo apro e te lo faccio vedere, al di là di fare la pubblicità ai nostri cari amici della Botos, che saranno sempre contenti di vedere qua, se tocco vibra tutto, sì, che saranno sempre contenti di vedere questi video, magari, cosa stavo dicendo? Sì, questo concime lo puoi tranquillamente dare anche in questi giorni. So che oggi qui è prevista pioggia, adesso è venuto fuori il sole, ma stamattina ha piovuto. Stamattina c'erano tra le altre cose 17 gradi, adesso la temperatura, scusa un attimo, vediamo se riesco a vederla, è salita e siamo a 21. Ok, quindi ricapitolando, è molto importante la scelta del concime, che deve avere un titolo molto alto, molto importante la scelta del concime in funzione dell'azoto presente al suo interno.
Un'altra cosa importante, importantissima da dire relativamente all'azoto, prima di dirtela, ovviamente ti ricordo che queste dirette sono delle dirette che facciamo semplicemente perché vediamo che c'è un certo tipo di risposta. E come spesso mi vedi fare ultimamente in queste dirette, ti chiedo se ti piace quello che sto dicendo, se trovi utile le cose che ti sto dicendo, di mettere un bel mi piace. Non sottovalutate questo piccolo e semplice gesto a questi video, perché è una maniera di premiare un po' il lavoro che stiamo facendo, ma anche per permetterci a noi di capire quali sono i video che ti sono più interessati. In questa maniera poi in futuro faremo dei video più dedicati alla concimazione potassica. Se riceve ad esempio questo video in questo momento tanti mi piace, ci farà capire tramite ovviamente gli strumenti di Facebook oppure di YouTube, se starai vedendo questo video su YouTube, che questo video è piaciuto, per cui continueremo a fare contenuti. Se invece questo video, queste dirette non ti piacciono, non mettere il mi piace e vabbè, amici come prima, molto probabilmente sei già andato via. Allora, torniamo all'argomento dell'azoto e perché è così importante porre l'attenzione? Perché l'azoto da una parte può bruciare il prato, te l'ho spiegato molto bene, dall'altra parte se noi andiamo a caricare di troppo azoto la pianta in un breve tempo, l'azoto arricchisce la pianta di quei nutrimenti, di quei carboidrati, di quegli zuccheri che poi vanno ad attirare le malattie. Quindi un prato durante la stagione estiva troppo carico di azoto è un prato che potenzialmente è più, diciamo, è più appetitoso per i funghi patogeni. E quindi un bravo pollicione verde, un bravo giardiniere fa la concimazione, guai non fare la concimazione, e allo stesso tempo però la fa nella maniera più calibrata e più corretta possibile. Ok? Allora, ovviamente di tutti questi discorsi ne continueremo a parlare, se ti interessa l'approfondimento domani mattina, intorno a metà mattina, spediremo una newsletter, ti ho lasciato nella descrizione di questa diretta non solo il link per iscriverti alla newsletter, non era questo lo scopo, ma ti ho messo anche un articolo che ho scritto dove c'è tutto l'approfondimento della concimazione di giugno, o meglio della concimazione da fare al prato prima dell'estate. Adesso che facciamo questa diretta siamo in giugno, alcuni tra di voi hanno già fatto questa concimazione a fine maggio, va benissimo, non occorre ripeterla, soprattutto se hai utilizzato dei concimi come quelli di questo tipo. Vengo a chiudere, ovviamente ti ho detto che nella descrizione tra l'altro di questa diretta ti ho messo anche un link di riepilogo con all'interno tutte le lavorazioni da fare durante il mese di giugno nel prato, perché come ti ho detto la concimazione è sicuramente una parte molto importante, però altrettanto importante è fare la prevenzione delle malattie fungine, gestire molto bene il taglio, fare le stimolazioni e fare l'induzione di resistenza. Questi sono i 4-5 capitoletti, no, fondamentali. Adesso prendo un po' di questo concime che, come ti ho detto, è il concime in assoluto oggi tecnologicamente più avanzato. È un concime, vediamo se forse se vengo di qua te lo riesco a far vedere meglio, sì. È un concime che, come ti dicevo, ha un sistema, vediamo se giro un po', vediamo se si vede. Penso di sì. Vedi che ha tanti pallini colorati diversamente, ok? I pallini verdi sono quelli dell'azoto, i pallini chiari sono invece quelli del potassio. I pallini verdi sono proprio quelli che ti dicevo che sono dell'elemento minerale di azoto che è presente all'interno qui sotto forma, credo, ureica. Sì, ureica, esatto, non c'è azoto nitrico, non c'è azoto, quindi è un azoto ureico, ok, che viene ricoperto, ok, da una membrana di un polimero che funziona, che è quella membrana verde che avevi visto, che dopo passati 2 mesi non te la vedrai più, perché comunque scompare completamente, come ti ho detto, è biodegradabile. Bene. La diretta si conclude qui, adesso vengo ovviamente a rispondere alle tue domande. Ti ricordo, prima di rispondere alle domande, adesso mi siedo anch'io così facciamo un po' di risposta ben fatta, facciamo così
inquadriamo un po' diversamente, mi siedo e vengo a rispondere alle tue domande. Allora, ti ricordo, come ti ho detto un attimo fa, di mettere mi piace se queste dirette ti sono piaciute. Se stai vedendo la pagina su Facebook, se stai vedendo questa diretta su Facebook, molto probabilmente sei già un fan della nostra pagina. Se invece stai vedendo questa diretta poi nel nostro canale YouTube, ti invito anche a iscriverti al canale YouTube. Ok, partiamo con un po' di domande, vediamo se ce la facciamo rispondere un po' a tutte, ne vedo tante, per cui... Allora, buongiorno, Vincenzo, pollicione verde, carrello caduta mi frantuma un po' un concime, è un problema? Ma teoricamente non dovrebbe farlo, non è un problema, bisogna stare attenti, però ovviamente che se le membrane del polimero, se utilizzi quelli, si rovinano, potrebbe rilasciare l'azoto. In questo caso comunque è molto protetto, perché come hai visto, in questo caso nello specifico, quello che avete visto è il concime che trovate anche nella descrizione, qua si chiama Summer Key, Summer ricorda proprio l'estate, in quel caso lì l'azoto è ureico, quindi non fa problemi. Meglio Summer Key, adesso vado con Autumn Key concimato a metà aprile con Spring Ten. È una bella domanda, Simone, la differenza tra i due concimi che tu citi è una differenza fondamentalmente di titolo di potassio, un po' superiore nel Summer Key, ma soprattutto titolo di azoto, cioè nell'Autumn Key, che è un altro concime potassico, ok, la presenza di azoto è molto superiore. Allora, sai, per rispondere alla tua domanda dovrei essere Nostradamus, nel senso che anche Autumn Key lo puoi utilizzare come un concime preestivo. Il discorso dell'Autumn Key è che potrebbe avere un quantitativo di azoto superiore alle necessità qualora ci fosse un'estate normale. Se l'estate invece è fredda, Autumn Key va meglio di Summer Key, ok? Quindi il mio consiglio è sempre quello di utilizzare il concime giusto per la stagione giusta ed eventualmente andare a integrare, se ci sono delle mancanze, con dei concimi liquidi come quelli di cui ne abbiamo parlato tante volte. Ho dato Always dopo 2 giorni Sea Strong, poi ha piovuto per diversi giorni, ho notato dopo questi trattamenti le foglie erano ingiallite. Può dipendere dalle cose che ti ho elencato? No, Alessandro. Quei prodotti lì non creano nessun tipo di ingiallimento addirittura dopo un'irrigazione. Il 26 maggio ho dato Summer Key, il 1 giugno Always, con cosa si può integrare il tutto? Semplicemente basta così. Bella domanda, David. Allora, tecnicamente, da un punto di vista della nutrizione, sei a posto. Durante il mese di giugno, o meglio, durante il mese di giugno, io ti consiglio di integrare sicuramente con l'induzione di resistenza, quindi con dei trattamenti a base di fosfito e di potassio. Potresti anche integrare, o meglio, completare nella metodica di Besprato tutto il discorso della protezione e quindi andare anche a fare delle introduzioni di tricoderma e di questi microrganismi che hanno questa funzione di protezione dalle malattie fungine. Ciao Fabio, ma il piretro è velenoso per le api? Oddio, che sappia io, no. Però mi informo bene. Che sappia io... Allora, piretro, attenzione che bisogna fare un po' di differenza tra... Allora, l'estratto di piretro. Probabilmente è repellente. Però mi informo un po' meglio, Stefano, perché mi prendo impreparato. Ciao Fabio, ho dato Slow Key il 2 giugno, poi ha piovuto tanto, devo ridare. Allora, no, non lo dovete ridare lo Slow Key. Lo Slow Key comunque un buon concime, è un po' più influenzato dal carico idrico del terreno, quindi un terreno molto umido, giornate lunghe di pioggia, potrebbero portare via un po' di dilavamento. Però è anche vero, Davi sarà il cognome, quindi Giancarlo, è anche vero che lo Slow Key ha comunque un quantitativo di azoto abbastanza alto, quindi anche se un po' viene dilavato non crea dei problemi. Ciao Fabio, avevo degli ingiallimenti, delle foglie, pensavo che era ruggine, a 4 giorni ho dato help,
non vedo risultati. Ieri ho dato WaterX, oggi ha piovuto, vediamo se è carenza idrica. Consigli? Difficile. Giacomo, c'è un bellissimo articolo però che ho scritto e che trovi nel blog, nel quale sono elencate tutte le cause degli ingiallimenti. La dinamica di analisi degli ingiallimenti nel metodo Besprato avviene attraverso un sistema di esclusione. Nell'articolo troverai uno per una tutte le esclusioni. Puoi escludere la ruggine guardando veramente da vicino la foglia con una lente, puoi escludere la difficoltà idrica andando a testare ad esempio la compattezza del terreno, eccetera eccetera eccetera. Quindi ti invito, ovviamente adesso col WaterX e le cose vedrai se c'è una idrorepellenza, che è uno dei motivi che può causare effettivamente gli ingiallimenti del prato. Ciao Fabio, da 2 mesi sto seguendo filo per segno il metodo, ho delle parti che faticano a crescere ed è molto calpestato. Ho dato WaterX ieri prima della grande pioggia, ora posso fare un trattamento a parte di pre-stress, ho già dato anche Summer Cape, devo fare trattamenti fuggicidi e insetticida. Allora, sicuramente se noti una scarsa reattività a Nicola del Prato, sicuramente il pre-stress insieme all'Always sono i due prodotti che, da un punto di vista, se nel terreno ci sono gli elementi nutritivi corretti e se il terreno ha la giusta irrigazione, sicuramente l'elemento che lo aiuta di più, gli elementi che lo aiutano di più sono da una parte gli idrolizzati proteici e dall'altra parte le alghe brune. Quindi tu, con un utilizzo abbastanza continuo e costante di questi prodotti, puoi sicuramente aiutare e risolvere la situazione. Danilo Mastro, devo dare Always con pre-stress per zone d'ombra, tratto tutto il prato o soltanto le zone d'ombra? No, so, puoi anche tranquillamente con il... Allora, non vedo il motivo per cui non puoi trattare tutto il prato. Se invece c'è una diciamo una motivazione tipo economico, che la capisco, soprattutto sul pre-stress, che non è proprio un prodotto economicissimo, dallo solamente nelle zone in cui senti di aver bisogno. Ecco. Ciao Pollicione Verde, fine settimana volevo fare pre-stress e pre-gade, dosi fogliari, poi tra qualche giorno potassica, cosa ne pensi? Ne penso bene, Federico. Ah, o meglio contrario. Poi tra qualche giorno potassica. Allora, stai facendo più o meno quello che sto facendo io. Quindi io ho fatto i trattamenti diciamo fogliari adesso e ho posticipato un po' la concimazione potassica. Guarda, non c'è una regola, dipende da quando tu hai eseguito la concimazione azotata precedente. Io, che comunque ho il bello prato carico e sano, non ho problemi a posticipare un po' la concimazione azotopotassica, ok? Comunque l'importante è farle, ok? Quindi non ti fare troppe pippe su sta roba qua. Non c'è una regola, c'è il buon senso, va benissimo sia fatto in un verso che nell'altro, dai. Ciao Fabio, ho fatto una trasemina i primi di aprile, poi i primi di maggio ho fatto una concimazione con Super Tarf, ora posso dare Summer Cape? Sì, secondo me sì, puoi anche aspettare. Super Tarf ha comunque una durata del suo azoto, però non ha abbastanza potassio, cioè non garantisce che ci sia la quantità sufficientemente corretta per tutta la pianta di potassio. Va bene in questo periodo un 20-20-20? Assolutamente no, Rosy. Fabio, vorrei chiederti come posso mescolare assieme Always, Green Up, Stress ed Help. Allora, stai facendo troppo, ok? Francesco, ho scritto anche un bell'articolo su questo, stai mescolando troppi prodotti. Allora, Green Up ed Help non vanno dati assieme, tra l'altro Green Up adesso lo sconsiglio, dai solo l'Help. Pre-stress e Always puoi mescolarli assieme, ok? Quindi non cercate di fare con un'unica soluzione tanti, troppi trattamenti. Il mio consiglio è sempre il massimo sono 3, meglio addirittura sdoppiarli e farlo una settimana dall'altra e uno dall'altro. Una settimana fa ho dato Botosso a El perché ho visto comparire segni di ruggine. Possono concimare ora, ma sì, 10 giorni, diciamo, comunque il prato è coperto. Mastro Fabio, su un giardino dove c'è stata un'errata concimazione dopo questa quantità di acqua che è venuta, mi consiglio una biostimolazione con Always 100 grammi per 100 metri quadri, grazie mille.
Allora, sicuramente la pioggia ti ha aiutato molto a fare il dilavamento. L'Always è un bel tonificante, quindi mi sento di dirti una strategia corretta. Hai il bollino del mastro pollicione verde. Ciao Fabio, in attesa che mi spediate il Summer Key, spediscono gli altri, posso dare Vigor Liquid più New Radical insieme per via radicale. Sì, li puoi dare, anche se ti dico che probabilmente la sostanza organica che stai dando al prato potrebbe anche essere più di quello che serve. Il New Radical è già di per sé ha della sostanza organica, quindi teoricamente non serve accoppiarli assieme. Metà maggio ho concimato con Slag K, ora mi trovo due chiazze da prato secco, possibile che la parte di azoto no. È difficilissimo che quell'ingiallimento, ho fatto il cambio dello schermo, non so come ritornare come ero prima. Doppio tap? Sì, doppio tap. No, è difficile che lo Slag K dipenda da quello. Bisogna analizzare, come ho detto Danilo, come ho detto all'altra persona di cui non mi ricordo il nome, mi scuso, c'è bisogno di fare un'analisi degli ingiallimenti, c'è un bellissimo articolo che ho scritto per permetterti di far questo. Comunque mi sento di escludere che lo Slag K, a meno che tu non abbia dato lo Slag K a 50 grammi e lì sia caduto proprio un accumulo, e lo Slag K, essendo comunque un lento rilascio che ha comunque una parte, mi pare, di azoto ammoniacale o nitrico, potrebbe creare delle bruciature, ma si capiscono molto bene le bruciature da concimere, perché sono nette, localizzate, si notano. Always, quante volte va dato al prato? Io ti dico quello che lo do io, ovviamente io alterno molti altri prodotti, quindi nella mia metodica lo do una volta ogni 4 settimane. Soprattutto I love Bottos, I love Best Prato, grande Lex. Soprattutto, posso mischiare la concimazione con Summer Key, con la prevenzione e stimolazione con Always Protege? No, mischi tutto assieme, no, distanzia, guarda, la mia regola è questa, distanziare di una settimana. Si può anche accorciare, non c'è bisogno di aspettare una settimana, ma è una bella regola che rispetta i ritmi e le esigenze, no, della natura. Lasciamo suonare la natura il suo concerto. Ok, prima di procedere con Summer Key posso ancora utilizzare Trico Plus e Water X e poi tra una settimana Summer Key, io sono già in ritardo. No, non sei in ritardo, Davide, è una buona strategia. Figurati Thomas, grazie a te di essere qui presente alle dirette. Ciao Fabio, ho notato che il mio albero di ulivo ha una spaccatura di circa 5 cm di apertura centrale, cosa posso fare? Meriterebbe un approfondimento. Adesso sei un po' fuori tema, per cui non mi sento di dire, sicuramente devi evitare che quel punto lì sia una possibile entrata di patologie, come prima strategia. Quindi puoi utilizzare dei mastici, puoi utilizzare la calce non tanto, sicuramente se ci sono delle ferite puoi fare, se le temperature non sono troppo elevate nella zona, puoi dare la poltiglia bordolese, anche se bisogna stare attenti quando le temperature si alzano. Fabio, dopo tutta l'acqua venuta ieri, con quale biostimolante posso depurare il tappeto erboso? Allora, Andrea, diciamo che con tutta l'acqua che è caduta ieri, adesso il prato sta godendo, quindi non necessariamente dobbiamo fare qualcosa, possiamo utilizzare, diciamo, fare della concimazione potassica se non abbiamo fatto, aspettare che le foglie si asciughino, che il prato si asciughino, per poi procedere con tutte i lavori del metodo Best Prato. Se invece vuoi comunque sfruttare le cose, quello che puoi sfruttare quando il prato, il terreno è ancora umido, sono sicuramente i trattamenti radicali, ad esempio il tricoderma e questo tipo di cose. Vedi, come Stefano dice, lui ha approfittato della pioggia per fare il trattamento radicale. È la stessa cosa che ho fatto io qualche tempo fa. Ultima domanda, devo fare un giro di diserbo selettivo per foglia larga, quando è meglio farlo? Tu sai, Salvatore, che noi non parliamo dei diserbi selettivi, comunque il mio consiglio è semplicemente quello di evitare le ore più calde della giornata e utilizzare sempre assieme al prodotto chimico anche un aiuto per la pianta sana, perché ti ricordo che quando fai un trattamento chimico vai comunque a nuocere al prato esistente.
Quindi in questo caso ti consiglio di mescolare degli idrolizzati proteici, degli acidi umici, se utilizzi i prodotti di Vesprato, sto parlando dell'Always. Io ho un prato di gramignone, quale fertilizzante mi consigli? Una bella domanda, Massimiliano, perché nel caso delle macroterme in realtà tutto il discorso che abbiamo fatto è completamente diverso. Le macroterme adesso hanno bisogno di azoto, azoto, azoto. Il concime che abbiamo utilizzato per il nostro prato classico durante la primavera lo utilizziamo per le macroterme. Adesso è il momento di dare, se conosci i prodotti di Vesprato, lo sprintenne. Che domanda lunghissima, Romano. Il mio prato è sopra dei box, a metà marzo è troppo lunga, mi scuso, Romano. Magari scrivi questa domanda a drgreen@vesprato.com. Impiego troppo tempo per leggerla. E poi Fabio, fatto concimazione il 26, poi darò pregheri da solo e dopo una settimana Always, poi ovviamente se le temperature si alzano potrete fare altrimenti, ma va, mi sembra Stefano una strategia corretta. Allora, Romano, non prendertela, è che se mandi l'email con tutto il condensato della tua domanda, i miei colleghi o io stesso ti rispondono. Ragazzi, le domande continuano ad essere numerosissime, sono le 2, mi tocca stoppare qui questa diretta, ti ricordo di nuovo di mettere un bel mi piace se ti è piaciuto tutto il contenuto, se ritieni che dobbiamo continuare ti ricordo di nuovo di mettere un pollicione in su, di iscriverti al canale YouTube se stai vedendo questa diretta sul canale YouTube. Nella descrizione della diretta troverai un link di approfondimento con i prodotti da utilizzare, i dosaggi, ti ho messo anche l'elenco di tutti i lavori da fare durante il mese di giugno, sempre all'interno della descrizione trovi il link al canale Telegram, abbiamo passato i 1100 iscritti, il link alla newsletter, al canale YouTube, al link per acquistare a filo d'erba il metodo Vesprato, dove sono scritte tutte quante le cose di cui mi senti parlare, e sono finalmente arrivati anche i cappellini di Vesprato. Ragazzi, a presto, ci vediamo molto presto per un'altra diretta, pollicioni verdi, un saluto a tutti.